soluzioni per la digitalizzazione nelle aziende del settore manufatturiero. Mi preme innanzitutto ringraziare, diciamo, i nostri partner di ricerca, quindi sicuramente il laboratorio MUSP, MIST e ISTEC, che hanno partecipato a diverso titolo allo sviluppo delle soluzioni che vi presenteremo, e soprattutto le aziende che ci hanno supportato, anche in questo caso attivamente, per lo sviluppo di queste attività. Molto brevemente, diciamo, Sì, da quasi. il progetto è focalizzato sullo sviluppo di soluzioni digitali orientate all'incremento delle performance dei macchinari e delle macchine utensili. Sebbene sia un progetto su aspetti legati al digitale, in realtà abbiamo sviluppato anche molte cose fisiche, quindi molti prototipi, e quindi il braccio armato, se volete, della digitalizzazione è l'utilizzo avanzato di sensori e attuatori diciamo avanzati che permettono in qualche modo di migliorare le performance dei sistemi di produzione. Nella fattispecie mi riferisco al progetto strutturato diciamo, in quattro moduli principali. Un primo modulo è legato diciamo, allo sviluppo di soluzioni di sensoristica per gli utensili e di soluzioni attive per utensili. Il secondo modulo è orientato allo sviluppo di un sistema robotizzato per l'ispezione della qualità dei pezzi lavorati, sostanzialmente emulando quello che potrebbe fare un operatore esperto. E poi abbiamo un terzo e un quarto modulo che sono moduli più digitali. Il terzo modulo è di fatto un operatore virtuale che vuole emulare quello che fa un operatore esperto nella capacità di gestire i parametri della macchina in modo intelligente e di reagire a delle situazioni che si possono presentare. In questo modulo esiste anche delle applicazioni di manutenzione predittiva che abbiamo sviluppato e diciamo, il quarto modulo invece del progetto, che è a supporto, se volete, del virtual operator, è lo sviluppo invece di modelli digitali, quello che si chiama digital twin, che possono aiutare diciamo, a sviluppare quello che sono le capacità dell'operatore virtuale. Non mi dilungo ulteriormente su questi aspetti, lascio la parola ai relatori. In particolare, partiamo con l'ingegner Bernini. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Incomincio a condividere lo schermo. Dovreste ora vedere la presentazione. Allora, io parlerò in questa sessione mi occuperò di due attività che sono rientrate all'interno del progetto Digiman. Quindi, in primo luogo parleremo della manutenzione predittiva per gli ausiliari, vedremo due applicazioni, ausiliari macchina e usura utensili, e che rientra quindi nel risultato 3 di cui parlava il professor Albertelli, quindi per l'operatore virtuale, e del modulo di ispezione delle superfici e di inferenza sul processo, che era quindi legato al modulo 2 introdotto poc'anzi. Incominciamo quindi con la prima parte della presentazione sugli ausiliari macchina e sull'usura degli utensili con la manutenzione predittiva. Permettetemi una pillola di contesto. Attualmente nel settore industriale abbiamo due tipologie prevalenti di manutenzione applicati: la manutenzione reattiva, che prevede un intervento manutentivo dopo l'occorrenza di un guasto sulla macchina. Questo chiaramente può avere delle ripercussioni anche sui componenti adiacenti, per cui tipicamente porta alti costi di manutenzione, quindi di A fianco, diciamo, con la tecnica opposta a quella reattiva, troviamo la manutenzione preventiva, che cerca di prevenire, come dice il nome stesso, l'occorrenza di guasti, e quindi cerca di introdurre delle manutenzioni pianificate per sostituire i componenti prima di un possibile guasto. E questo porta con sé, ancora una volta, degli alti costi di mancata produzione. È in questo contesto che si introduce la manutenzione predittiva, quindi basata sull'ottimizzazione
dei costi di manutenzione e sull'ottimizzazione del processo stesso, che interviene basata sulla stima del tempo di vita residuo dei componenti. D'altro canto, porta con sé dei maggiori costi di investimento dovuti a una sensorizzazione dei componenti. All'interno di Digiman ci sono due filoni principali di ricerca sulla manutenzione predittiva. Abbiamo gli ausiliari macchina e portiamo il caso della manutenzione predittiva sulla centralina idraulica. E in secondo luogo abbiamo un'attività sulla manutenzione predittiva, quindi sulla previsione dell'usura nel mondo degli utensili. Vedremo che la fresatura è stato il topic centrale, quindi sicuramente il processo tecnologico più complesso dal punto di vista della predizione dell'usura. Abbiamo anche degli altri casi come la foratura o la tornitura, che sono processi tecnologici più semplici in quanto, diciamo, gli utensili sono sottoposti a degli stress continui e non intermittenti. In più vedremo che le tecniche che sono state messe a punto sono in realtà molto trasversali per cui, e modulari, per cui sostituendo alcune parti delle strutture di questi algoritmi possiamo applicare la stessa soluzione su tecnologie non convenzionali, per esempio non contatto, come l'applicazione del taglio d'acqua, del water jet. Nella seconda parte invece della presentazione parleremo del modulo di ispezione, quindi di quello che vedete in basso con la firma tecnologica, l'analisi della firma tecnologica e l'inferenza sul processo tramite l'acquisizione della superficie lavorata dei componenti. Incominciamo con l'applicazione centralina idraulica e andiamo a vedere quali sono le sfide che si sono affrontate, quindi parlando di macchine utensili, parliamo di macchine molto flessibili nel regime operativo, quindi non posso non citare la sfida della variabilità delle condizioni operative della macchina. Quindi, ad ogni accensione la macchina utensile svolgerà operazioni diverse, andrà a asportare materiali differenti piuttosto che a realizzare componenti di diversa taglia con diverse operazioni, e questo va sicuramente a modificare i segnali che acquisiamo dai sensori installati sulla macchina. E tipicamente l'effetto della variabilità del regime operativo è ben più influente sui segnali rispetto all'effetto dell'usura o all'effetto di un guasto di un componente. Quindi, per realizzare delle tecniche di manutenzione predittiva che sono tipicamente data-driven, quindi che imparano dai dati, abbiamo la necessità di sviluppare delle campagne sperimentali di dati di guasto, quindi in cui i componenti vengono portati dalla vita completa all'usura, in svariati esempi di regime operativo differente della macchina. E questo è sicuramente non sostenibile da un punto di vista industriale, in termini economici e tempistici. Infine, l'ultima sfida è quella di cogliere l'interazione tra i guasti, quindi come l'effetto di usura di un componente diciamo, varia la predizione o la velocità di usura di degrado di un altro componente all'interno della macchina. Per andare a risolvere queste tre sfide abbiamo utilizzato un approccio di tipo modellistico, quindi abbiamo realizzato un digital twin del sistema centralino idraulica della macchina utensile, abbiamo modellato tre utenze di alta, media e bassa pressione e abbiamo analizzato tre componenti specifici, quindi un sensore di pressione che gestisce il controllo della pompa, la servovalvola per il bloccaggio e lo sbloccaggio degli utensili e la pompa di alta pressione che fornisce il. E questo digital twin, questo modello digitale, ci permette di simulare in svariate condizioni operative, quindi vedremo in regimi stazionari e non stazionari la centralina idraulica, il comportamento della centralina idraulica, ma anche l'effetto combinato di guasti e livelli di guasto su questi componenti. Quindi il Digital Twin si introduce nel framework di destra, che può essere visto come un abstract di questa applicazione e che andremo a analizzare almeno nella prima parte.
Il digital twin, come dicevo, ci permette di simulare dei cicli in condizioni operative stazionarie e non stazionarie, quindi con parametri di lavorazione variabili o comunque non costanti nel tempo. E quello che andiamo ad utilizzare poi dalle simulazioni ottenute è la creazione di dataset attraverso l'estrazione di statistiche importanti di feature extraction, quindi per esempio medie, skewness o grandezze di questo tipo dai cicli. Quindi creiamo dei dataset che contengono combinazioni di guasto e condizioni operative differenti. Su questi dataset possiamo poi addestrare quindi gli algoritmi di classificazione data-driven che permettono la diagnostica dei componenti analizzati. Questo viene poi ovviamente applicato, può essere applicato sui segnali che arrivano dalla macchina in tempo reale. L'output della diagnostica viene poi fornito all'algoritmo di prognostica che in realtà non vediamo subito in questo momento perché lo presenterò per la parte di usura utensili. E quindi vorrei passare subito in questo caso alle conclusioni sull'applicazione centralina. Quindi in realtà quello che facciamo è una riduzione dei test usura o addirittura un'indipendenza dai test usura, in quanto abbiamo una prognostica che è guidata dall'output di diagnostica addestrata sulle simulazioni del digital twin. Possiamo cogliere sia l'interazione dei guasti che l'usura in differenti condizioni operative grazie alla simulazione dei dataset che abbiamo visto prima e possiamo andare in realtà a predire non solo rule del componente come una stima puntuale, ma anche del tempo dell'utensile attraverso simulazioni praticamente Monte Carlo. Per concentrarci però sulla prognostica andiamo a vedere la parte di usura utensili. Quindi io farò riferimento specificatamente alla fresatura, in realtà questa struttura modulare si adatta bene anche ai processi di foratura e di tornitura, quindi può essere utilizzata anche in altre operazioni di asportazione, ma come dicevo, la fresatura è quella sicuramente più complessa. Quali sono le sfide riguardo all'usura dell'utensile? Bene, se prima parlavo di variabilità delle condizioni operative, la fresa ad ogni secondo, ad ogni istante di lavorazione all'interno del componente rimuoverà una quantità di materiale diverso con differenti condizioni di lubrificazione piuttosto che con differenti parametri, quindi velocità di avanzamento, per esempio, e tutte queste variabilità vanno ad influenzare i segnali che acquisiamo dalla macchina. Quindi, nell'analisi svolta, consideriamo le forze di taglio. Le forze di taglio sono influenzate dalle condizioni di ingaggio della fresa. Quindi, la soluzione sviluppata presenta un primo modulo che è un modulo di stima dell'ingaggio, quindi un modulo di stima di quello che la fresa sta facendo all'interno del componente. E vedremo che questo modulo di stima unisce un digital tool di simulazione di percezione di quanto di quali parti di fresa sono ingaggiate all'interno del componente unendo misure dal controllo numerico della macchina. Quindi una volta conosciuto quello che la fresa sta realizzando, andiamo a modellare il processo di fresatura attraverso modelli meccanicistici di previsione delle forze di taglio e questo ci permette di estrarre delle feature, quindi delle grandezze che hanno un particolare significato fisico e che dal punto di vista teorico sono indipendenti dalle condizioni operative e particolarmente sensibili all'usura. Vedremo in realtà che utilizzando un modello chiaramente stiamo trascurando alcuni fenomeni non modellabili o comunque che richiederebbero una complessità troppo elevata per essere modellati, quindi avremo delle variabilità residue nell'evoluzione di questi coefficienti, per cui dovremmo introdurre delle tecniche di intelligenza artificiale per gestire questa variabilità. E queste tecniche ci permetteranno anche di realizzare un monitoraggio dell'utensile. Infine, l'ultimo modulo che stiamo sviluppando è quello di prognostica, quindi che è un modulo di prognostica ibrido, quindi che vedremo fonde più
domini, quello statistico e quello delle reti neurali, quindi dell'intelligenza artificiale, e dà un vantaggio alla soluzione, che è il fatto di avere una predizione dell'intervallo di confidenza dell'usura dell'utensile e di avere un'adattatività ai dati che arrivano in tempo reale dalla macchina. Incominciamo a vedere i singoli moduli in sequenza, quindi partiamo dal modulo di stima dell'ingaggio. Io farò partire un video sulla sinistra. Vedete, abbiamo una mesh che è generata sulla forma nominale dell'utensile e in base alle misurazioni della posizione della fresa del CN andiamo a stimare quello che la fresa sta realizzando, sta elaborando istantaneamente all'interno del componente. Sulla destra con il modulo, scusate, con il modello di fresatura potete vedere una riproduzione del torque, quindi della coppia al mandrino durante la lavorazione, una lavorazione non rettilinea in questo caso, e della potenza assorbita dal mandrino. Quindi questo modulo ci permette di identificare cosa la fresa fa all'interno del componente in lavorazioni generiche. Una volta noto cosa fa la fresa, andiamo a identificare i coefficienti di cui parlavo prima. Quindi sulla sinistra vedete un esempio semplice di modello di fresatura per le forze di taglio. Vi ho evidenziato in blu la parte relativa all'ingaggio, quindi potete vedere che le forze sono proporzionali a dei coefficienti di attrito principalmente e all'ingaggio. Una volta identificato l'ingaggio possiamo ottenere quei coefficienti che dal punto di vista teorico sono indipendenti dall'operazione svolta. Sulla destra potrete vedere l'evoluzione di questi coefficienti ottenuti su pacchetti di forze istantanee misurate con un dinamometro durante un test d'usura. Ho evidenziato anche con diversi colori le direzioni di taglio per mostrarvi quella che è la variabilità residua di cui parlavo prima. Quindi sui diversi lati abbiamo un comportamento dinamico differente della macchina utensile, per cui le vibrazioni influenzano le forze di taglio e abbiamo una variabilità residua nella stima di questi coefficienti, che ho evidenziato ancora più in dettaglio nell'immagine in basso. Quindi l'idea è quella di mappare in modo unsupervised, quindi non supervisionato, con tecniche di clustering, la variabilità di questi coefficienti nel tempo. Quindi abbiamo applicato le Growing Self-Organizing Maps, che sono delle tecniche che permettono di creare una suddivisione nello spazio dei coefficienti stimati, di una creazione di regioni in cui abbiamo un comportamento analogo dei coefficienti e quindi della fresa. All'interno di ognuna delle regioni poi abbiamo un'evoluzione temporale dei coefficienti che ci permettono di applicare carte di controllo e quindi di monitorare lo stato d'usura dell'utensile. Infine parliamo dell'ultimo modulo, che è quello relativo alla prognostica ibrida. E quindi parliamo di tecniche ibride perché fondono due domini, come dicevo prima, quello dell'intelligenza artificiale rappresentato dal multilayer perceptron, che è una rete neurale di bassissima complessità, potremmo definirla la più semplice possibile, e il mondo statistico del particle filter, quindi di un osservatore di stato che permette di dare una valutazione statistica delle grandezze in gioco. Quali sono i ruoli? Il multilayer perceptron crea praticamente una mappatura dell'evoluzione dell'usura, del labbro d'usura nel tempo, dell'utensile fresa o della placchetta di fresatura, e questa rete neurale può essere addestrata in modo molto semplice su un solo test d'usura a condizioni fissate, per esempio. Poi abbiamo il particle filter, che si occupa di gestire l'evoluzione della struttura di questa rete neurale. Quindi il particle filter approssima una distribuzione di queste reti neurali, quindi con particelle. Ogni particella va a rappresentare un MLP e quindi una curva di regressione, di mappatura del VD nel tempo della fresa. Quali sono
i vantaggi che l'algoritmo è adattivo, quindi ricevendo dei dati dalla macchina può modificare la struttura delle reti neurali e la distribuzione delle reti neurali e quindi può gestire condizioni operative differenti da quelle di training, quindi materiali differenti, condizioni di lubrificazione piuttosto che velocità di taglio differenti. Nomino la velocità di taglio perché è quella che modifica in modo più significativo la velocità di degradazione dell'utensile. Quindi interrogando con una soglia queste reti neurali possiamo stimare le distribuzioni dei tempi residui di vita degli utensili. E vedete sulla destra un'applicazione su un utensile di questo approccio. Quindi potete vedere dei pallini bianchi che rappresentano la curva di VB di training, quindi la curva di labbro d'usura degli utensili nell'addestramento della rete. I pallini blu sono i dati che arriveranno dalla macchina in tempo reale, e i pallini rossi rappresenteranno i dati disponibili all'algoritmo durante l'evoluzione. Le curve verdi sono le distribuzioni di reti neurali che l'algoritmo genera. E sulla destra potrete vedere la convergenza della predizione del tempo residuo di vita, quindi i punti rossi rappresenteranno gli intervalli di confidenza delle predizioni e la linea tratteggiata nera è il vero rule del nuovo test. Quindi man mano che avanzo con le animazioni e quindi i dati vengono resi disponibili all'algoritmo, l'algoritmo modifica la struttura delle reti neurali per addestrarsi sulla nuova curva di predizione. E vedete che abbiamo una convergenza della stima dell'usura dell'utensile, e la potete apprezzare in modo più chiaro sull'immagine di destra. Come dicevo, questa tecnica è modulare, quindi in realtà possiamo cambiare il modello di simulazione o di processo di fresatura con un modello strutturale, per esempio della testa di taglio Waterjet, per applicarlo a tecnologie completamente differenti da quella di esportazione di truciolo, quindi per esempio il taglio ad acqua. E le feature estratte con sensori di vibrazioni dal focalizzatore della macchina di taglio ad acqua, che era l'obiettivo della prognostica, possiamo andare a alimentare l'algoritmo di predizione di prognostica che vedete in basso, che è quello di prima. Passerei quindi alla seconda parte della presentazione sul modulo di ispezione delle superfici e quindi dell'inferenza sul processo. Bene, abbiamo realizzato un prototipo robotizzato per l'ispezione e l'acquisizione di immagini delle superfici lavorate. Vedete nell'immagine di destra in basso il prototipo realizzato che abbiamo in laboratorio. Abbiamo un robot antropomorfo con installato un sistema di illuminazione per avere delle immagini ripetibili e con un'illuminazione adeguata sulle superfici lavorate e una camera prosilica installata. Gli obiettivi di questo modulo rappresentano la formalizzazione della conoscenza dell'operatore, quindi replicare l'attività che un operatore compie su una superficie lavorata, quindi determinare se il processo è stato svolto adeguatamente, quindi se i parametri di processo erano corretti, piuttosto che fare una diagnostica dell'utensile, quindi se l'utensile fosse stato scheggiato durante la lavorazione o comportamenti di macchina, e come realizzare questo obiettivo è attraverso la classificazione delle immagini prese dal robot con tecniche di machine learning. Quindi qui vedete il framework in cui lavora questo modulo, quindi abbiamo il processo con le condizioni di variabilità del regime operativo, quindi vedremo parametri di processo differenti piuttosto che geometrie utensili differenti, quindi frese a spallamento retto piuttosto che ad alto avanzamento, il sistema robotizzato per l'ispezione delle superfici. Ne vedete un esempio nell'immagine di sinistra, e questo deve poi essere collegato al processo che vedevamo in precedenza, quindi l'acquisizione di features dai sensori installati sulla macchina. L'intelligenza artificiale poi si occupa di fare la classificazione delle condizioni operative, quindi della
determinare se il processo è realizzato nel modo corretto, quindi inferenza sul processo, e diagnosticare scheggiature dell'utensile piuttosto che condizioni indesiderate. Nella prossima slide vedete la campagna sperimentale che è stata realizzata, quindi abbiamo un dataset di 100 test di fresatura in cui abbiamo ottenuto le immagini delle superfici e misure accelerometriche piuttosto che forze di taglio di cui parlavamo prima. E sulla sinistra vedete la struttura del dataset. Sono stati variati all'interno della sperimentazione. Abbiamo parametri di processo, quindi condizioni utensili, nominali, scheggiatura piuttosto che runout, quindi un disallineamento dei taglienti. Avanzamento, abbiamo due categorie, alcuni avanzamenti più alti che rappresentano due utensili diversi, spallamento retto ed alto avanzamento, velocità di taglio differenti, diametro utensili e raggi di punta degli utensili. In questa slide vedete alcuni effetti sulle superfici, quindi quello che potrebbe valutare un operatore esperto sulla qualità superficiale lasciata dall'operazione sul componente. Quindi sulla sinistra avete l'effetto indesiderato di runout, in cui un tagliente sta rimuovendo molto più materiale degli altri, piuttosto che una scheggiatura dell'utensile in cui abbiamo dei graffi sulla superficie, o l'effetto di parametri di processo, quindi abbiamo una velocità troppo bassa, con quindi un effetto di tagliente di riporto, piuttosto che una velocità di taglio adeguata alla lavorazione. Cosa realizza, come si applica lo stato dell'arte, quindi cosa si fa nello stato dell'arte per analizzare immagini? Tipicamente si applicano delle tecniche di feature extraction che vengono realizzate dal costruttore dell'algoritmo, dallo sviluppatore. Abbiamo local binary patterns che permettono di estrarre delle texture, di evidenziare delle texture nelle immagini, piuttosto che log, quindi l'histogram oriented gradients, che permette di identificare dei bordi marcati e il loro orientamento all'interno dell'immagine, piuttosto che il GLCM, quindi Gray Level Coherence Matrix, che identifica dei pattern nelle texture, quindi colorazioni simili in alcune regioni dell'immagine. Queste features che vengono estratte manualmente vengono poi fornite a degli algoritmi di classificazione, praticamente sono support vector machine o k-nearest neighbors, che mappano, quindi creano dei gruppi di feature simili per poter classificare l'immagine rispetto a un obiettivo, a un target. All'interno di Digiman abbiamo sviluppato invece una soluzione di tipo AI, quindi con una rete convoluzionale che permette di fare questa operazione in modo integrato, per cui non abbiamo un'estrazione di feature assegnata dallo sviluppatore del codice, ma abbiamo una struttura convoluzionale a blocchi. Quindi una rete che esegue dei filtri, fa scorrere dei filtri sull'immagine, estrae, riduce la dimensionalità e la complessità dell'immagine in modo iterativo, quindi in modo sequenziale, scusate. Quindi abbiamo dei blocchi di convoluzione che vedete in struttura sulla destra e infine un classificatore, un layer di classificazione. Qual è il vantaggio, e qui mi avvicino alla fine della presentazione, rispetto allo stato dell'arte? Vi mostro i risultati in questa slide, quindi abbiamo le tecniche di stato dell'arte che vedete nella parte alta dei risultati, quindi SVM, KNN e RF, rispetto alla soluzione di rete convoluzionale. Qui avete due applicazioni specifiche, quindi determinare se è una scheggiatura o un runout piuttosto che la velocità di taglio, e vedete che la rete neurale ha delle prestazioni superiori rispetto allo stato dell'arte. Mi potreste dire, per esempio, nella condizione utensile abbiamo una performance molto simile. Sì, però in realtà è unica e Questo, con queste
metriche con queste performance su tutti i casi, su tutte le classificazioni. Per i risultati. Diciamo per la misura della performance su tutte le classificazioni, la vedete invece in questa tabella e potete vedere come le performance della rete convolvzionale siano molto più elevate rispetto a una soluzione fissa di stato dell'arte. Io qui ho concluso i miei due interventi, passo la parola al collega Milan Ratod che parlerà della soppressione del chatter attiva. Grazie, grazie, grazie Luca. Ciao a tutti. Questo momento mi c'è una screen. Ciao, ciao. I'm involved in a decimal project in terms of the first the task, which is involved in chatter suppression technique. So we've been from the starting, we've been research and development for the chatter suppression by using the smart materials. Like for example, we are using the piezoelectric actuator for the chatter suppression. So the goal is basically chatter suppression during machining process. By imposing the control vibration into the system. So for example, for the turning machine, to imposing the control vibration in the feed direction in particular that we've been focused on. So the project works in terms of the selection of the pieces electric stick actuator, which is basically used to impose the control vibration into the tooltip. And to enhance the piezoelectric actuator, the custom design tool holder was developed, which basically imposes, and it is also work as the mechanical amplification system for the piezo stroke. So it basically amplifies the piezo stroke, which will be used for at the final end at the tooltip. And the tool controlled vibration of the tooltip, it's being measured. Outline of the project. It's divided into the five parts. First, we did the literature review and the concept development in terms of in which particular area the modulated vibration it's already been published. And when we come up with the feed modulation, so the vibration imposed in the feed direction, which used in a simulation model and development and feasibility check of the concept effectiveness. The third part was after the simulation model developed in MATLAB and Simulink, and we checked the feasibility of the piezo actuator. Then we come up with okay at what particular condition of the piezo actuator is being used, and finalize the design of the custom tool holder along with the piezo actuator housing, and then we come up with the manufacturing of the tool holder and initial test of the piezo actuator, and the final task was. For the final experimentation validation of the simulation results and the vibration attenuation. So as you can see from the tool holder design that we developed, you see that the piezo stroke is being amplified with the use of the lever mechanism, which basically works as an amplification system, and the tool is being vibrated in the feed direction. From the answer simulation, as you can see from the structure analysis, the maximum stroke of the piezo is 0.036 millimeter, which can be amplified to the 0.1 millimeter. So the mechanical amplification system works in also it enhances the tool and the piezo actuator itself together. So the tool holder design that I showed in the last slide, which use the model analysis, which used to develop the Simulink model of the tool holder, which can be used to plot the stability lobe diagram for simulation parameters. So the black plot, as you can see, is without imposing the modulated vibration. And the blue one is basically by using the frequency frequency domain analysis of the modulated turning. So we can see that there's a lot of improvement in terms of the stability plot and stability increase. But this method is already been used in one of the recent papers. So
For this particular result, if you see the vibration improvement in terms of the blue is without the modulated vibration imposed, and the green one is after. So we can see almost 30-35% improvement in terms of the vibration attenuation and also in terms of the forces. So there are a lot improvement in terms of the forces also. This method was already being used, so we come up with the new method, which basically analytical formulation by using the full discretization method. So in this particular plot, we compared with the chatter indicator method, which we use by the Simulink models, as the plot you can see here with the yellow curve. This method is not accurate. It's giving the indicator value and stability loop, but by to measure the accuracy of this particular method, we developed the full discretization method, which you can see from the yellow dotted line is without imposing any vibration. So this is shows the machine limit before imposing any vibration, and by imposing the vibration by using the piezo actuator in the feed direction, we can basically increase the stability limit of turning machine. So the final, the black line, black line, you can see the black plot is basically showing that how much stability limit we can improve at particular condition. So the initial test of the piezo is being carried out. The first test was basically to check the specification of the piezo and the maximum stroke. And after that, the tool holder is being finalized and being assembled. And we've been carried out the tool tip displacement at the static vibration test. And we come up with the result, as you can see from the right plot. The piezo, sorry, the tooltip displacement is being increased by increasing the voltage for the to the piezo actuator. So the maximum voltage is the 12 watt, which is the limit of the piezo, and the maximum tooltip vibration can be achieved is up to 0.11, which is well under the limit that we would be required in terms of the vibration attenuation. And also the signal for one of the example for at 12 watt, you can see the vibration signal that we acquired from that current sensor. So in theory, for the static vibration test, the assembly is performing quite well in terms of transmitting the amplitude from the piezo tip to the tool tip, and also at certain frequency that you would like to achieve. And the final dynamic vibration attenuation test that we've been carried out is to installing the tool holder along with the piezo on the turning machine. And this experimental test is being carried out at this particular moment, and we have been gathering the data. Thank you so much. Grazie Milan. Lasciamo la parola adesso ad Alessio Giberti di Mister. Buongiorno a tutti, un attimo che condivido la presentazione. Buongiorno, io sono Alessio Giberti, sono ricercatore presso Mister Smart Innovation, che è un laboratorio della rete alta tecnologia. Ci occupiamo di ricerca industriale e trasferimento tecnologico. In questo mio intervento vi parlerò del nostro ruolo in questo progetto, in particolare del modo dello sviluppo di utensili rotanti sensorizzati per applicazioni di fresatura. Il contesto è quello illustrato in questa immagine, concepita in fase di scrittura del progetto. Il contesto è quello di un utensile da fresa, quindi si tratta sostanzialmente di un cilindro rotante con inserti taglienti, che sono quelli indicati in giallo nell'immagine, nella parte bassa di quell'immagine. L'obiettivo di questo task è quello di equipaggiare questo utensile con accelerometro e opportuna elettronica, con lo scopo di rendere disponibile in tempo reale il profilo vibrazionale della lavorazione in atto a scopi di caratterizzazione, ottimizzazione e quant'altro. I punti salienti di tutto questo sono che è necessario conoscere il range dell'accelerazione in gioco, così come la larghezza di banda e frequenza necessarie, e
particolarmente importante il fatto che la trasmissione dei dati dovrà necessariamente essere uguale diversa, in quanto si tratta appunto di un utente in rotazione. Ecco, questo compito è stato svolto per gradi e in primo luogo ci siamo occupati di un utensile da turno per via della semplificazione introdotta dal fatto che non essendo in rotazione ma muovendosi solamente in una direzione in maniera lineare si può utilizzare un semplice cavo per la trasmissione dei dati e quindi occuparsi solamente dell'aspetto vibrazionale. Quindi è stato necessario per conoscere che accelerazioni incontreremo su un vero utensile da presa fare una campagna di misure esplorativa. Per fare questo abbiamo utilizzato una strumentazione da laboratorio, in particolar modo abbiamo utilizzato un normalissimo utensile da turno al quale abbiamo praticato un foro filettato per fissare un accelerometro tramite accoppiamento a vite ad alte prestazioni per appunto questa campagna esplorativa. Lo vedete in questa immagine, in realtà non lo vedete perché all'interno di quel tubo bianco di protezione che abbiamo utilizzato per proteggere appunto l'accelerometro da dei truccioli caldi e dal liquido refrigerante. Quindi sono stati testati alcuni regimi di lavorazione abbastanza tipici e abbiamo ottenuto risultati che ci hanno portato a capire qual è appunto il range di accelerazioni in gioco. La banda di frequenza è fino a 20 kHz, mentre le accelerazioni di interesse arrivano a circa 50 G. E questo ci ha permesso di utilizzare come linea guida questi risultati per acquistare effettivamente gli accelerometri più adatti per la costruzione di questo utensile sensorizzato. Quindi abbiamo proceduto a realizzare questo utensile, abbiamo pensato di effettuare una scanalatura, come vedete nelle immagini a sinistra, nel corpo dell'utensile, all'interno della quale alloggiare e fissare tramite incollaggio l'accelerometro con il proprio cavo. La scanalatura è stata poi ricoperta di resina che una volta solidificata ha fatto in modo che la combo utensile più accelerometro diventi un oggetto unico. Nell'immagine in grande lo si vede in lavorazione direttamente sulla macchina. Quindi, una volta realizzato questo utensile definitivo, è stata progettata una campagna di misure per testarlo, dalla quale abbiamo ricavato essenzialmente due conclusioni. La prima, qui ci sono solo alcune immagini di esempio di regimi testati, nella parte sopra i segnali, nella parte sotto gli spettri. Ma le due conclusioni sono la prima, che le scelte che sono state effettuate per costruire questo utensile si sono rivelate adeguate perché le accelerazioni incontrate sono state misurate molto bene, con una buona sensibilità dall'oggetto e soprattutto ogni regime che è stato testato ha rivelato caratteristiche ben distintive di esso da parte di segnale e spettro, cosa che fa ben sperare per un algoritmo di machine learning che possa fare inferenza utilizzando questi dati. E una volta quindi quindi abbiamo definito come definitivo questo utensile da turno dopo questa campagna di misura con un accelerometro da 100 G, banda 0,20 kHz e rumore RMS 19 mG. Allora a questo punto abbiamo pensato di cominciare a occuparci dell'utensile da fresa, nella quale c'è una complicazione perché la fresatura, come sapete, è una asportazione di materiale che avviene su superficie piana tramite un utensile che roto traslano. Quindi, in realtà, su un oggetto di questo tipo è necessario installare tre oggetti. Il sensore con la parte elettronica è il primo, il modulo di trasmissione Bluetooth è il secondo e la batteria è il terzo. Quindi, abbiamo innanzitutto fatto un design al CAD, l'idea che ci è venuta in mente, e abbiamo pensato di alloggiare questi tre oggetti
facendo delle spianature sulla superficie cilindrica esterna della colonna portafresa, e dopodiché tramite questo progetto CAD abbiamo realizzato in stampa 3D un modellino di esso per fare le opportune prove di montaggio dell'elettronica e della batteria, come si vede nelle immagini a destra. Una volta verificate che il montaggio fosse come ce lo aspettavamo, abbiamo quindi progettato una campagna di misura, abbiamo quindi comprato effettivamente l'utensile da presa e abbiamo realizzato fisicamente queste spianature che sono state realizzate dal laboratorio MUSP che possiede le macchine, e abbiamo quindi installato su un utensile vero e proprio l'elettronica e il sensore e la batteria. Nell'immagine di destra potete vedere che il tutto è stato protetto da una specie di cintura realizzata sempre in stampa 3D per proteggere gli elementi appunto dai truccioli e dall'olio liquido lubrificante. Quindi, una volta realizzato, è stato testato con una campagna di misura che abbiamo condotto assieme al MUSP presso di loro. Abbiamo testato un certo numero di regimi di lavorazione che coprono un range abbastanza plausibile di lavorazioni che effettivamente sono riscontrabili nella pratica, e anche in questo caso abbiamo ottenuto una buona serie di risultati. Qui ci sono solo alcuni esempi di segnale da più spettro, ma un po' come nel caso dell'utensile da torno, anche qui abbiamo raggiunto le stesse due conclusioni, cioè la prima che le scelte costruttive l'utensile sensorizzato sono state buone, perché le accelerazioni del misurate sull'oggetto sono state misurate con una buona precisione e con una buona sensibilità. E l'altro è che tutte le caratteristiche di segnale e spettro riferite a ogni singolo regime di lavorazione sono ben caratteristiche di ogni regime di lavorazione. E questo è molto è una cosa molto positiva per appunto la parte software e algoritmica che utilizzi questi dati. L'algoritmo che abbiamo pensato per utilizzare questi dati è concepito secondo questo schema. Diciamo che la macchina in lavorazione, settata con i propri parametri di taglio, fornisce in uscita tramite questo utensile sensorizzato dei dati vibrazionali che vanno in ingresso a questo modello che è stato precedentemente allenato con un set sufficientemente ampio di dati e può fare inferenza sui parametri di taglio equivalenti in tempo reale. E questo tipo di task, come potete immaginare, è un task di stampo diagnostico, perché quando io avrò un'inferenza sui parametri di taglio che si discosta in maniera significativa dai parametri di taglio effettivamente impostati, è indice del fatto che il profilo vibrazionale non corrisponde ai parametri di taglio impostati, quindi ci sarà qualche cosa da controllare a livello di usura della placchetta dell'utensile o di guasto macchina o cose di questo tipo. Un task che è tuttora in lavorazione in realtà è l'estensione di questo modello per fare inferenza, quindi utilizzare anche i dati vibrazionali per fare inferenza anche sulla qualità della lavorazione, utilizzando anche le immagini delle superfici da telecamera in ingresso. Questa la posso salutare. E riferito al fatto che il modello deve funzionare in tempo reale, è stato scelto di allenarlo, di farlo funzionare con degli spezzoni abbastanza brevi del segnale accelerometrico, idealmente minori di un secondo. In questo modo la frequenza di aggiornamento dei suoi dati inferiti è sufficientemente buona. A patto che ovviamente la frequenza di campionamento sia sufficientemente elevata per fare in modo che dentro questo breve chunk di file wave ci sia il contenuto in frequenza voluto. Quindi anche in fase di allenamento del modello, ogni segnale che è stato acquisito e caratteristico di ogni singolo regime è stato diviso in tanti piccoli chunks
che sono serviti come esempi distinti per ogni singolo regime testato. Per quanto riguarda il funzionamento dell'algoritmo vero e proprio, i features che sono state ricavate dal segnale accelerometrico, quindi da questo traccia wave, sono state ricavate sia dal segnale che dallo spettro. A livello puramente implementativo, il modello è stato scritto come un oggetto con la possibilità di salvare nei propri attributi caratteristiche distintive, come ad esempio il training set che è stato utilizzato per allenarlo, e dettagli anche sulle scelte di tuning, diciamo, dell'algoritmo stesso, e ne è anche stato pensato in maniera abbastanza elastica per poter essere abbastanza facilmente integrato con gli altri moduli che lavorano all'interno di questo progetto. Io ho concluso e passo la parola a Carlo Valdisseri, collega di ISTEC CNR. Grazie. Ringrazio il collega e spero che abbiate condiviso il mio schermo. Vedete? Mi date conferma? Al momento la presentazione non la vediamo, Carlo. Cercherò di fare di meglio. Sì, adesso la vediamo. Perfetto. Bene. Non metto la prima slide perché ovviamente l'avete già vista parecchio. Questa è semplicemente una vista della sede dell'ISTEC di Faenza e dove opera il gruppo dei materiali piezoceramici. E sostanzialmente è una unità di sintesi e caratterizzazione di materiali piezoceramici da 30 anni, quindi un'esperienza ragguardevole, e si occupa anche di progettazione, produzione e caratterizzazione di dispositivi basati sui materiali piezoceramici. Dunque, qui c'è un po' la storia dell'unità. Tutta questa linea di ricerca è stata iniziata dalla dottoressa Galassi, che condivide con Claudio Capiani, che è il nostro tecnico ceramista, questi 30 anni di esperienza di cui parlavo. Ora il leader del gruppo è la dottoressa Elisa Mercadelli, credo dal 2019, io con le date non sono molto bravo, e sono state coinvolte in questo lavoro anche due assegniste di ricerca, le quali hanno dato il loro contributo principalmente nella sintesi, nella caratterizzazione di materiali piezoelettrici standard e non standard. Poi spiegheremo di che cosa si tratta. Bene, questa è una slide giusto per dire che cos'è un piezoelettrico per chi non lo sappia. Intuitivamente praticamente tutti lo sanno. È un materiale che causa certe simmetrie cristalline inerenti allo stesso quando viene sollecitato, e quindi uno stress viene stabilito al suo interno, si polarizza internamente, il che porta a una polarizzazione della carica e quindi alla formazione di due foglietti di carica sulle facce del materiale di segno opposto. Si sfrutta questa attitudine del materiale argentando delle facce a scelta, in maniera da poter raccogliere segnali elettrici che non sono segnali elettrici, sono segnali elettrici ragguardevoli e dell'ordine anche delle decine di volt, dipende da come viene applicato lo stress impulsivo, no? E sostanzialmente i segnali vengono prelevati in due modi diversi. Voi vedete sulla destra una scritta asse piezoelettrico principale, sarà chiarito che cos'è questo asse piezoelettrico principale nel seguito, ma appunto si può scegliere, come vedete dalla figura, di prelevare il segnale lungo questo asse piezoelettrico principale, che è il più attivo, il più ispo che il materiale offre, oppure anche perpendicolarmente o in direzioni arbitrarie. Chiaramente, a seconda dell'orientazione del prelievo di segnale, le caratteristiche del segnale emesso cambiano. Dunque, il problema di cui ci siamo occupati sostanzialmente nasceva come progettazione e fabbricazione di un sensore di forza. Ora, le caratteristiche dei materiali piezoelettrici consentono una trasduzione lineare, altamente lineare, di sforzi applicati agli stessi
in segnali di tensione. Ci sono moltissimi esempi di questa applicazione, ma per dirne uno che tiro fuori sempre, se voi attaccate un piezoelettrico elettrodizzato e lo fissate sulla tavola di una chitarra, voi amplificate il segnale e ottenete un segnale che è la copia perfetta di quello della chitarra. Ora, hanno certe caratteristiche questi materiali, questo PZT è il principale, è stato sintetizzato decenni fa, ma è ancora, non si riesce ancora a sorpassarne le caratteristiche. Hanno, come tutti i ceramici, potete pensare a un pezzo di porcellana, grosso modo, se volete immaginarli come appare, un'elevata resistenza a compressione e, per questo materiale particolare, un elevato rapporto tensione in uscita su forza sollecitante. Questi materiali anche degli inconvenienti. Prima di tutto quello che affligge tutti i ceramici o il cemento anche, una resistenza a trazione e o flessione, che poi è la stessa cosa, abbastanza modesta, e una lavorazione meccanica impegnativa, sono materiali duri, quindi sostanzialmente si lavorano bene con frese di alta durezza o con mole di alta durezza, quindi sagomare un elemento come quello che voi vedete qui al centro della slide direttamente da grezzo certamente comporterebbe dei costi molto elevati, quindi noi abbiamo cercato delle strategie alternative. Il sensore di forza ovviamente funzionerà meglio se è direttamente in contatto con la forza sollecitante. Ora, la forza principale che sollecita un sistema di taglio come questo, che ho saccheggiato dal sito della Sandvik, è ovviamente localizzata sulla placchetta, sulla punta della placchetta, e quindi alla punta della placchetta durante il taglio sono applicate forze che sono rilevanti. E l'architettura generale dell'utensile ci offriva diverse possibilità. Abbiamo osservato che avevamo una slot triangolare che poteva essere utilizzata per inserire l'elemento piezoelettrico sotto uno shim che è di metallo duro, che poi viene fissato con una vite dal di sotto, e la placchetta di taglio in posizione superiore, tenuta in posizione da quest'altro organo di ritegno. Chiaramente è una soluzione brutale, nel senso che gli sforzi sono rilevanti e l'elemento piezoelettrico si trova, vi ricordo che è un ceramico, a subire questi sforzi in maniera diretta. Quindi non è molto chiaro se riuscirà a resistere a questi sforzi. E il prelievo di segnale, anche qui era obbligato da questa soluzione, perché noi potevamo schiacciare questo elemento piezoelettrico, viene schiacciato in questa direzione, lungo la direzione verticale, noi dobbiamo in qualche modo prendere il segnale fuori lateralmente, perché non è assolutamente possibile farlo sopra o tra sopra e sotto. Quindi arriviamo a una modalità curiosa, vedete che qui ho messo un D31 fra virgolette, di prelievo del segnale, che certamente non è quello ideale, però sembra essere l'unica consentita dall'architettura generale del dispositivo. Qui è una breve rassegna di quello che si deve fare se si vuole ottenere uno di questi piccoli dispositivi. Intanto l'altezza di questo triangolo è 16 mm, il posto è veramente poco, e quindi arrivare all'ultima fase, cioè al sensore direttamente integrabile sul portautensili, comporta diversi passi. Noi abbiamo seguito quello che è il protocollo consolidato, abbiamo utilizzato questo materiale, cioè il titanato di zirconato di piombo, che ci dava le maggiori garanzie possibili di resa di segnale. Si ottengono polveri del materiale piezoelettrico attraverso una lunga successione di lavorazioni che parte dalla miscelazione degli ossidi e arriva a una macinazione finale, e che deve essere eseguito in modo molto accurato. Ottenute queste polveri, sicuramente possiamo comprimerle, come vedete qui, e ottenere un disco forato. Perché è un disco forato? Perché, come dico prima, semplicemente fare una lavorazione di foratura su un disco monolitico ceramico è veramente costoso. Quindi avere il foro, la possibilità di avere il foro già in formatura, era sicuramente un bonus. Ci sono diversi passi di pressatura,
standard sono due. Questa è una pressatura sostanzialmente che avviene in olio minerale a pressioni assai rilevanti e consolida in qualche modo ulteriormente l'elemento che si chiama in gergo verde. Questo consolidato viene sinterizzato a temperature che sono oltre i 1000 gradi tipicamente, viene regolarizzato dopo la sinterizzazione geometricamente, viene eseguita una scansione XRD, cioè diffrazione in raggi X, per verificare che effettivamente le simmetrie cristalline necessarie sono state raggiunte nel materiale. Un ulteriore passo è l'elettrodizzazione, eseguita nel modo che vedete, perché dovevamo poi tagliare il sensore. Questo comporta una serigrafia e un ciclo termico. Poi un curioso passaggio che si chiama poling. Dopo l'elettrodizzazione non è che il nostro ceramico sia piezoelettrico, il nostro ceramico è assolutamente inerte. Per convincerlo a diventare un piezoceramico lo dobbiamo, per questo tipo di materiale, riscaldare a qualcosa come 120 gradi e applicare qualcosa come 6000 volt. È in questo passaggio che si definisce l'asse principale piezoelettrico, lo vedete, che si chiama 3 in gergo, che è quello di massima resa del materiale sostanzialmente. Se noi schiacciamo lungo l'asse 3 l'elemento piezoelettrico e preleviamo allo stesso tempo sulle due direzioni, sui due piani ortogonali argentati, ortogonali all'asse 3, il segnale è il più forte possibile. In questo caso ovviamente non potevamo farlo. Successivamente c'è un processo di taglio, la rimozione degli elettrodi se conviene, lo abbiamo fatto certe volte no, l'applicazione di elettrodi di segnale, che pare strano ma è stata la cosa più brigosa da raggiungere, e finalmente una mano di isolamento elettrico per cercare in tutti i modi di evitare lo shorting, cioè la cortocircuitazione del segnale che andiamo a prelevare lateralmente. Noi dobbiamo caratterizzare questi materiali, sia i materiali sia i sensori propriamente detti, e lo facciamo per frequency response analysis. L'analisi di risposte in frequenza è uno strumento meraviglioso e ci ha consentito di vedere che se preparavamo campioni di sensori identici, beh, c'era molta poca differenza tra gli uni e gli altri, perché è chiaro che se non riusciamo a contenere lo scattering delle caratteristiche del materiale, allora per tutti i sensori ci vorrebbe qualcosa come un file per insegnare a chi ne interpreta il segnale, un programma o anche un umano, come farlo. E quindi sostanzialmente otteniamo dei grafici di risposta in frequenza su una banda di frequenza molto larga. Qui vedete il modulo della impedenza e qui la fase dell'impedenza. Chi si intende di queste cose vede che qua sostanzialmente fra fino a 10 alla quarta Hz, 10 kHz, questo campione si comporta come un semplice condensatore, un buon condensatore a piccola perdita. Aumentando la frequenza si vedono questi picchi, questi doppietti in realtà sono di risonanza, antirisonanza, che vengono visti come minimizzazione e massimizzazione dell'impedenza. Ora, in queste zone dove ci sono le risonanze, certamente la risposta del sensore o del materiale è enfatizzata, diciamo che possiamo ottenere dei voltaggi molto alti. Il problema è che la risonanza interferisce poi con la figura di trasduzione, quindi quello che si deve fare è cercare di avere dei sensori che arrivino a una frequenza abbastanza alta senza risonanze. In questo modo la trasduzione su quella banda di frequenza ridotta è lineare. Qui abbiamo visto che costruendo i sensori a questa maniera, in fin dei conti arriviamo a una banda di frequenza libera da doppietti di risonanza intorno ai 50 kHz. Quindi questa è l'analisi sostanzialmente della riproducibilità del corpo sensore, sia riguardo alle sue caratteristiche elettriche, e la determinazione della banda di frequenza libera, che è un'informazione importantissima. Voi vedete qui i primi tentativi di dimostrare che questi sensori effettivamente valevano qualcosa. Qui vedete il sensore
tagliato, ma ancora con l'argentatura. Qui l'argentatura è stata rimossa, qui il sensore è stato brutalmente imbulonato a un piano metallico, che era la massa del sistema elettrico, e percosso con urti che avevano l'energia dell'ordine di qualche millijoule, usava un martello fulcrato. Adesso qui è difficile vedere, qui le divisioni in verticali sono un volt, ma vedete che si ottengono tranquillamente con piccoli urti dei picchi dell'ordine di 2,5 volte. Accertato questo e ovviamente messi in posizione gli elettrodi laterali da cui si prelevava il segnale in questa curiosa modalità, poteva il sensore essere trasferito direttamente su un porta utensile standard che ha una pianta di slot, mi viene da dire, che è esattamente uguale a quella del sensore e dello shim che sta sopra il sensore. In qualche modo il sensore viene protetto dallo shim, però chiaramente se c'è una piccola ineguaglianza nelle superfici di accoppiamento o nello shim o nella sede, si sviluppano immediatamente dei momenti flettenti che poi, in condizioni di carico, sono intollerabili per il materiale. Magari voi non ve ne accorgete, però quello che succede è che si sviluppano cricche, crepe, che poi alterano la risposta di trasduzione del materiale. Dunque, un sensore come quello che avete visto prima non è di utilità per dimostrare il concetto, però certamente non è di grande utilità per cominciare a lavorare, perché prima di tutto, se noi non isoliamo in qualche modo questo sensore, siamo ovviamente il taglio avviene sotto condizioni di flusso di fluido da taglio, certamente faremo fatica a vedere un segnale, quindi abbiamo costruito stampi, abbiamo fatto diverse cose in maniera da arrivare a un sensore che in pianta era identico alla sede e allo shim che lo sovrastava, ma era efficacemente isolato perimetralmente. Voi vedete qui uno dei terminali da cui poi si prelieva il segnale. Questo stesso sensore è mostrato qui in posizione nel porta utensile e con lo shim sopra, non c'è ancora la placchetta di taglio. Dunque, nella successiva potete vedere diverse cose. Dunque, prima di tutto, questo è un'analisi di risposta in frequenza del sensore, non più del materiale, quindi presa fra i terminali del sensore, che di nuovo conferma che abbiamo 50 kHz da DC di banda libera, quindi abbiamo una banda libera da DC a circa 50 kHz, che va bene. Vedete qui invece nel pannello centrale il risultato della campionatura della tensione messa dal sensore nel momento in cui viene l'utensile sensorizzato viene messo a lavorare, cioè viene messo a tagliare. Vedete una prima fase in cui c'è una cifra di rumore veramente bassa rispetto al segnale che viene dopo, ma certamente un rumore ambiente trascurabile. Queste sono campionature eseguite con un oscilloscopio e quindi su un'impedenza di ingresso dell'ordine del megaohm. Avviso che questi sensori come generatori di tensione non è che siano granché, perché hanno un'alta impedenza di uscita, quindi di solito il segnale diventa piccolo se l'impedenza di ingresso del registratore di segnale oppure anche di un qualunque altro utilizzatore è troppo piccola, diventa piccola o comparabile con quella di uscita del sensore piezoelettrico. Vedete qui l'attacco, il momento del contatto dell'utensile con il pezzo che viene registrato da un picco, e poi c'è una progressiva crescita durante la passata, stiamo parlando di qualcosa come 8 secondi, anche perché stavamo campionando qualcosa come 5 kHz, e un progressivo aumento dell'inviluppo dei picchi, uno stacco e una successiva attaccata. Questa figura di tensione, intanto osservate i valori di tensione. I valori di tensione sono veramente alti, perché anche le sollecitazioni erano piuttosto alte. Qui siamo tranquillamente sui 10 volt, si arriva a 10 volt. E in condizioni più gravose si arriva anche a 20 volt. Addirittura in qualche picco si vede il clipping, perché non ce la faceva più lo strumento a
gestire la tensione, e c'è una correlazione chiarissima, ovviamente, tra lo stato, tra la fase di lavorazione, cioè riposo, attacco e passata continua, e l'altezza di questi picchi. Il che dice che sono nato un segnale utile si può ricavare. Ora, noi, come vi ho detto, abbiamo caratterizzato il materiale completamente e dalla caratterizzazione saltano fuori un qualcosa come 15 tra costanti elettriche, piezoelettriche, meccaniche. Una di queste costanti, che è quella più importante in questo contesto, si chiama G31, che è sostanzialmente, qui le unità sono abbastanza misteriose, ma in fin dei conti è semplicemente campo elettrico per unità di stress, quindi volt su metro diviso Pascal, ed è dell'ordine di 8 per 10 alla 3. Questa è una proprietà intrinseca del materiale. Lo spessore dei nostri sensori era circa 2 mm e se voi utilizzate, se andate a rielaborare queste informazioni, trovate che la sigma, cioè lo stress nel materiale, si può calcolare utilizzando questa costante che abbiamo determinato prima, semplicemente dividendo la tensione per il prodotto dello spessore di questa costante. Qui c'è la conversione per chi la vuole in unità SI. Noi abbiamo misurato, a seconda della gravosità dell'impegno dell'utensile, qualche cosa come fra 10 e 25 volt massimo, e risulta quindi una sigma all'interno del materiale del sensore compresa fra questi due limiti. Io sono della vecchia scuola, il Pascal l'ho capito, ma mi piacciono più i chilogrammi forza, e combinando questo con l'area del sensore troviamo che l'ordine di grandezza delle forze che apparentemente sollecitano il sensore è dell'ordine delle decine di chilogrammi. Qui è sicuramente coinvolta anche una qualche costante, che chiamerei una costante di calibrazione dell'ordine dell'unità, perché noi in fin dei conti non prendiamo il segnale tra due facce parallele, ma tra due facce che fanno tra di loro un angolo di 60 gradi. Comunque questo può essere calibrato e quindi non è un problema troppo grave. Ora, sarebbe stato bello finire qui. In realtà, avendo chiesto ai miei colleghi di progetto, del MUSP, di procedere ad abusare il più possibile questi sensori utilizzando condizioni di taglio estremamente gravose, siamo arrivati a rompere, è un gran risultato, a poter rompere questo tipo di sensore. Certamente le condizioni erano gravose, però bisogna vedere se è possibile limitare i fenomeni di rottura. Quindi in ISTEC abbiamo pensato di rielaborare i sensori in forma rinforzata, sostanzialmente creando un sandwich che al suo centro ha il materiale piezoceramico e dai due lati due flange che noi abbiamo costruito in bronzo per ragioni di comodità e di semplicità, per quello che vedrete dopo, e che in qualche modo aiutano a distribuire meglio gli sforzi e hanno anche un altro vantaggio. Mentre prima il sensore stava sotto lo shim, questo sostituisce lo shim, è direttamente integrabile e funziona da shim. Il prelievo di segnale è assolutamente identico. Un'altra cosa che ci è venuta in mente è stata di sezionare presso le sezioni, in corrispondenza delle sezioni pericolose, che sono questa, questa e questa sostanzialmente, poi il materiale, come sapete, i ceramici si rompono un po' come vogliono loro. Questo riduce drasticamente i bracci di momento flettente che possono agire a causa degli sforzi di taglio sul sensore. Quindi abbiamo geometria identica allo shim, o più o meno, e ovviamente qui dovevamo fermare funzionalità identica al sensore piano e dovevamo in qualche modo rendere solidali questi tre elementi. Si possono fare diverse cose. Abbiamo fatto doppie brasature, una brasatura per vedere che cosa succedeva. Tutte queste belle cose probabilmente introducono una filtrazione passa basso nel segnale.
Questa sezionatura in linea di principio potrebbe essere utilizzata per per rilevare segnali multipli, vale a dire su diverse regioni del sensore. Saranno sicuramente differenti. Non ho provato perché scommetto la testa che il crosstalking, crosstalking è quel particolare fenomeno per cui un segnale interferisce con un altro e alla fine non si capisce più niente di quello che succede. Quindi questi sono stati testati prelevando il segnale solamente da una delle sezioni, mentre le altre agirono da materiale di supporto. Non che sia impossibile prelevare segnali multipli, però sicuramente non sarà facile. Qui vedete un po' di ciclo di lavorazione. Abbiamo ottenuto questi dispositivi con metodi abbastanza grossolani. Ovviamente uno si costruisce un rig di centratura, voi vedete qui le flange lavorate, per cui la tracciatura delle flange è stata ottenuta utilizzando lo shim direttamente. Questo è il nostro disco ancora da tagliare. Si ottiene alla fine la terna, flange superiore, flange inferiore e piezo ceramico, tutti a misura. Riusciamo a lavorare entro qualche centesimo di millimetro. Qui vedete il piezo ceramico del quale era stata conservata l'argentatura per questo scopo, brasato direttamente sulla flange inferiore. Si vede, chi ha la vista buona forse può vedere la riga, la finissima di lega che ha debordato durante il processo. La sezionatura, visto che volevamo sezionare, è stata effettuata direttamente dopo la brasatura in maniera da tenere tutto fermo, e qui vedete le tre sezioni separate. Questo è il corpo sensore completo, questo è uno di quelli separati che abbiamo realizzato e questo è come si integra nel portainserto. Quindi è molto semplice, cerchiamo di tenere le cose semplici perché già così è difficile abbastanza. La bellezza di questa configurazione è che dà molte possibilità di studiare come si comporta elettricamente il sensore. Voi potete cercare di fare una frequency response analysis fra una delle facce laterali e la base, che naturalmente è a massa, cioè ha la massa elettrica del tornio, così come quella di sopra, perché sono serrate nel porta utensile, che a sua volta è serrato nella massa elettrica del tornio. Abbiamo fatto delle prove anche con le flange di FRA, con le flange cortocircuitate, perché questa è la condizione reale di lavoro. Oppure prove, e questo è sostanzialmente una caratterizzazione in D3-3 del materiale compreso fra le flange, fra la flange superiore e la flange inferiore. In tutti i casi il sensore ha dimostrato di essere vivo. Quindi c'è una certa flessibilità sia di connessione sia di configurazione. Naturalmente abbiamo provato brutalmente a vedere se questi sensori erano vivi altrimenti con altri mezzi, oltre che l'analisi di risposta in frequenza. Questo è di nuovo un piccolo urto di uno di questi sensori sandwich imbullonato al piano a tavolo che vi ho fatto vedere prima, ed ecco qua, siamo già con un piccolo urto a 2.5 volt. Chiaramente questo è un fenomeno transitorio perché all'urto segue una serie di oscillazioni e tutto si esaurisce in un paio di millisecondi, ma chiaramente qui abbiamo un clipping a meno 2.5 volt, il meno dipende da come è orientato rispetto all'asse di polarizzazione il sensore che viene testato, quindi ci assicurava che comunque un paio di volt ce la facevamo a tirarli fuori da questi sensori. Uno si chiede quanto sono riproducibili. Abbiamo fatto delle analisi di risposta in frequenza su quelli, sui sensori piani, semplici, con un isolamento perimetrale, e questi sono due diversi sensori realizzati. Non sono perfettamente uguali, ma probabilmente si può ancora migliorare, ma non sono neanche tanto diversi, bisogna dire. E soprattutto condividono una caratteristica essenziale, che è quella di avere una banda libera verosimilmente da DC fino a 100 kHz, che fa sempre comodo. Questo qui invece è tra la curva verde e la curva viola, vedete la differenza fra la risposta in frequenza del sandwich monolitico con isolamento e il sandwich segmentato più isolamento. Sono differenti, però la banda di frequenza libera più o meno è la stessa. Quindi anche questi sensori, a parte certe difficoltà nella contattazione che va eseguita con estrema attenzione, ma che quando è fatta bene poi è abbastanza robusta da sopportare anche urti senza compromettere il prelievo di segnale,
sono sensori che possono essere ulteriormente sviluppati anche con diversi metalli, benché fare brasature su altri metalli non sia così semplice come il bronzo che abbiamo usato per dimostrare sostanzialmente il concetto. Quindi qua questa è una sinossi dei risultati conseguiti. Chiaramente questi sensori piezoelettrici sono sotto placchetta per fornitura, sono fattibili con processi di lavorazione molto semplici. Non abbiamo sostanzialmente speso nulla, non abbiamo dovuto incomodare nessuno per fare un buco centrale. E sembra, visto che li abbiamo fabbricati noi, che ci voglia poco a produrli proprio in automatico, senza troppe, partendo ovviamente dal disco forato, senza troppe complicazioni, perché anche questo era un problema, nel senso che se facciamo un sensore che è talmente difficile da fare, talmente costoso da fare, che se ne fanno due l'anno e si spende un sacco di soldi, è inutile che mettersi a fare il sensore probabilmente. Il rapporto segnale-rumore è estremamente elevato, che è ovviamente la prima cosa che serve per un sensore, e la campionatura che vi facevo vedere prima, che vi faccio notare, è una somiglia moltissimo a quella, alle campionature che sono state fatte dal collega precedente che misurava in viceversa accelerazione. La campionatura può essere fatta con un segmento di cavo di un paio di metri senza perdite di segnale sostanzialmente, e se si sta attenti a come si mettono a massa le cose, certamente si può praticamente eliminare tutto il rumore spurio elettromagnetico che c'è intorno a una grossa macchina utensile. Segnali in uscita arriviamo a parecchi volt. L'integrazione dei sensori è additiva oppure sostitutiva. L'additiva sarebbe quella dei sensori piani sotto SCIM, oppure quella sostitutiva, che addirittura sostituisce lo SCIM quando li facciamo in architettura sandwich. La correlazione tra il segnale in uscita e le varie fasi della lavorazione è assolutamente dimostrata, e sostanzialmente abbiamo testato tre architetture differenti, tutte caratterizzate da emissione di segnali di intensità utile in differenti modalità di prelievo dello stesso. Ci sono problemi ovviamente residui. La riproducibilità delle prestazioni di trasduzione del sensore dovrebbe essere, secondo me, migliorata. Dipende dal materiale, le cui costanti fondamentali piezoelettriche e meccaniche variano di qualche percento tra batch diversi, ma dipende anche dal processo di costruzione del sensore, che non può essere riprodotto, almeno con i mezzi che avevamo noi, non può essere completamente riprodotto. Abbiamo variazioni delle prestazioni in funzione delle condizioni di lavoro. Mi sono preso la curiosità di chiedere a uno dei colleghi del MUSP di abusare il più possibile, con passate fuori dell'ordinario, il sensore che stava, era uno dei sensori sandwich, che stava al di sotto, che stava integrato nel porta utensile, e ho confrontato le curve di risposta in frequenza fra prima e dopo. E c'era un po' di differenza, perché certamente il sovraccarico aveva influenzato le caratteristiche del sensore nel suo insieme, e probabilmente anche del materiale. Un problemaccio con questi sensori che sono basati su questo materiale. Questo contiene piombo, ma purtroppo dovremmo probabilmente convivere ancora per un pezzo con il piombo nel materiale piezoelettrico più performante che esista, perché è veramente difficile trovare un'alternativa. Si è studiato per decenni come sintetizzare materiali migliori del PZT, ma tra una cosa e un'altra, o che hanno una transizione di fase a bassa temperatura, o che non sono abbastanza resistenti, o in generale perché non emettono un segnale elettrico confrontabile, insomma non c'è niente che possa essere confrontabile a un sensore o a qualsiasi dispositivo basato sul PZT. Credo che questa sia l'ultima. No. Ah sì, secondo la mia opinione è partito come sensore di taglio, come sensore di forza durante il processo di taglio, ma secondo me la vera richiesta di informazione che del segnale di questi sensori sta nell'analisi armonica, perché nell'analisi armonica probabilmente sono codificate, nell'analisi armonica del segnale in tensione, sono probabilmente codificate informazioni sullo stato del processo di taglio e quindi sullo stato del tagliente, o in generale sullo stato del processo di taglio, che andrebbero estratte. Bisognerebbe derivare gli snippets in tempo reale
del voltaggio che il sensore eroga e analizzarli in qualche modo. L'FFT è il più ovvio, ma certamente ci sono altre informazioni oltre a quelle di forza. Questa dovrebbe essere l'ultima diapositiva. Ringrazio per l'attenzione. Spero di non essere stato troppo lungo. Grazie Carlo. Allora, adesso lasciamo la parola a invece Lorenzo Calabre di Arter, che inquadra appunto il progetto regionale, progetto Gigima nella strategia regionale. Lorenzo, ci sei? Sì, ci sono. Penso che vediate anche le mie slide e che mi sentiate. Sì, assolutamente okay. Sì, grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie Benedetta di avermi dato la possibilità di presentare oggi. Non mi scuso per l'orario, così un po', però cercherò di essere rapido. niente, appunto, come diceva Benedetta, l'inquadramento che darò è legato alla strategia regionale, diciamo, sia della programmazione appena conclusa che della prossima, e ovviamente come il progetto di Gigima si integra all'interno di questa strategia, come, diciamo, come progetto di un laboratorio della rete alta tecnologia. Ecco. Parto, diciamo, con una parola che è appunto Manufacturing 4.0, perché diciamo, è uno degli ambiti prioritari della strategia S3.0. Chiamiamola nuova, insomma, che è stata redatta l'anno scorso e che secondo me è, diciamo, è collegata veramente a doppio filo con il progetto Digiman per tanti motivi, ma insomma cioè, che abbiamo visto, ecco, durante le presentazioni che sono state appena tenute. E diciamo la tagline che c'è dentro la S3 legata a questo ambito prioritario recita, diciamo, ovviamente collegandosi all'Emilia Romagna, protagonista della quarta rivoluzione industriale e delle sue evoluzioni per una manifattura competitiva, sostenibile, digitale, resiliente, centrata sulla persona. Ho voluto leggerla perché secondo me queste parole chiave, diciamo, riflettono perfettamente lo spirito di Digiman, direi tutte fondamentalmente, quindi c'è effettivamente una correlazione forte, quindi c'è la dimostrazione che effettivamente Digiman è molto diciamo intercalato, ecco, dentro la S3 regionale. E poi anche perché si parla di quarta rivoluzione, però c'è una citazione anche delle sue evoluzioni, perché per esempio la Comunità Europea circa un anno fa ha già fatto uscire una definizione di industria 5.0, quindi ovviamente, che peraltro recita human centric, sustainable and resilient, quindi effettivamente c'è un forte collegamento anche rispetto alla diciamo definizione di data nella S3. E quindi c'è, cioè, chiaro che è un sistema in forte evoluzione, però Digiman secondo me è anche un ponte, se vogliamo, tra queste varie rivoluzioni industriali, ecco, che si susseguono. E faccio un richiamo anche a un'altra rete importante della regione, che è quella dei cluster, in particolare citando il cluster MEC e due value chain che credo siano molto collegate, insomma, all'attività sviluppata da Digiman. Una è evidente, il DAMA, Paolo Albertelli è uno dei chair di questa value chain ed è legata appunto all'industria 4.0, sistema manifatturiero di nuova generazione, ma anche un'altra value chain che è ARR, collegata appunto all'automazione e robotica, secondo me ha grossi punti di contatto, basta leggere insomma la definizione, comunque si parla fondamentalmente di interoperabilità, integrazione tra sistemi fisici, sistemi digitali, insomma. C'è effettivamente molta connessione, ecco. Quindi diciamo, scusate, ecco, appunto il progetto Digiman si cala perfettamente in questo contesto, e la cosa interessante secondo me è che affronta, come abbiamo visto, molte tematiche, insomma aveva vari obiettivi, ovviamente tutti connessi da loro, però che andavano a abbracciare un ampio spettro di attività connesse al digital manufacturing, cercando di renderlo, diciamo, operativamente praticabile, ecco, quindi insomma molto, molto attuativo, ecco, come tipo di soluzioni cercate. E questo progetto, come dicevo inizialmente, si colloca tra i 124 progetti finanziati dalla regione nell'ambito dell'asse 1 del PORFESR e della scorsa programmazione,
tutti i progetti appunto dedicati ai laboratori della rete alta tecnologia. Mostrando un po' di numeri molto rapidamente, appunto questi bandi, ecco, dedicati ai laboratori della rete alta tecnologia hanno portato un investimento complessivo di circa 121 milioni di euro, con un contributo proprio della regione totale di 85 milioni, cioè quasi il 50% di tutto l'asse 1. Se poi a questi aggiungiamo anche gli altri progetti in cui i laboratori sono stati coinvolti, quelli fondamentalmente dei servizi innovativi per le imprese o dei progetti di ricerca collaborativa, vediamo che il numero di collaborazioni aumenta molto, ovviamente su dimensioni un po' più piccole, però c'è un contributo aggiuntivo regionale di quasi 25 milioni, per un totale complessivo di quasi 110 milioni di euro dedicati ai laboratori della rete della tecnologia nello scorso settennio, diciamo, nella scorsa programmazione. Cioè, capite che comunque sono numeri importanti che testimoniano come, insomma, la regione che effettivamente ha creato, diciamo così, la rete della tecnologia, ma insomma, creda fortemente in questi laboratori e nei risultati di, diciamo, innovazione industriale che portano, hanno portato e stanno portando, ecco. Quindi, insomma, diciamo che anche nella nuova programmazione questo atteggiamento, insomma, proseguirà, ecco. E ovviamente anche Arter insomma, è collegata a questo sistema e coordina i laboratori della rete alta tecnologia, però diciamo è molto interessata anche ai follow up di questi progetti, e quindi diciamo ha una serie di servizi che possono anche essere utilizzati allo scopo, cioè per far evolvere ulteriormente questi progetti, insomma portarli eventualmente o a ulteriori sviluppi o a implementazioni industriali, ecco, come appunto immagino che anche Digiman preveda, e visto, vabbè, che poi ci sono forti collegamenti con le imprese manifatturiere, insomma imprese produttrici, insomma di macchine automatiche. Però appunto questi servizi si collegano soprattutto alla progettazione europea, per esempio se uno vuole sviluppare ulteriormente questi risultati in collaborazione, diciamo con collaborazioni europee, quindi più ampie, quindi per esempio lo sportello Apre o l'Enterprise Europe Network o anche la newsletter First che Arter cura, oppure diciamo in collegamento alla parte più, diciamo, di impresa, quindi per esempio con le startup, la rete Emilia Romagna Startup che diciamo raccoglie tutte le startup innovative della regione, oppure diciamo i servizi, i sistemi connessi con l'Open Innovation come ROI, che è la piattaforma appunto regionale di Open Innovation, o l'Open Innovation Scouting, che è un, diciamo, un progetto curato da Arter che mette in relazione sempre laboratori della rete e imprese del territorio. O infine anche l'accesso a reti internazionali, come può essere appunto l'Avanguard, che insomma MUS conosce molto bene, ma insomma, in generale è una rete europea, diciamo, tematica, ecco, che si focalizza su vari temi, comunque vedete qui elencati, insomma, comunque tra cui anche l'Advanced Manufacturing, per esempio. Oppure le piattaforme S3, che sono, diciamo, piattaforme appunto sempre europee, in questo caso su molti temi diversi, ecco. E diciamo, per fare un focus sulla S3, che appunto ho accennato poco fa, però giusto, insomma, due parole su cos'è di fatto, che insomma la S3 è la strategia regionale che è basata appunto, è stata definita lo scorso anno, riscritta, diciamo così, lo scorso anno su delle direttive europee, fondamentalmente basate su 5 challenge, cioè di un'Europa più verde, intelligente, connessa, sociale e vicina ai cittadini. E quindi diciamo un focus che si è tenuto presente nello scriverla è appunto il driver, diciamo così, sociale, di innovazione sociale, e anche la cross settorialità, quindi non sono stati definiti degli ambiti molto verticali ma degli ambiti tematici prioritari trasversali, quindi che andassero a collegare anche settori verticali diversi. Questo ha prodotto
15 ambiti che ora non sto a elencare, però vedete anche appunto il manufacturing 4.0, categorizzabili diciamo sotto quattro aree più grandi, ovvero la transizione sostenibile, la trasformazione digitale, salute, benessere, nutrizione e territori, città e comunità. Quindi questi quattro argomenti diciamo principali. Ovviamente anche tutta la nuova programmazione per il prossimo settennio seguirà le indicazioni diciamo dell'S3, quindi seguirà queste tematiche, questi ambiti tematici prioritari. La programmazione appunto è in fase di scrittura in questo momento per appunto per il periodo 21-27, soprattutto sul FESR. In realtà la regione ha già di fatto sarebbe già pronta con il suo programma. Però chiaramente ci sono dei tempi burocratici da attendere, soprattutto insomma da siglare l'accordo di partenariato nazionale che poi comunque darà il via diciamo poi alla implementazione ecco, del PORFESR. Questo ora non ci sono ancora tempi certissimi, però probabilmente i primi bandi dovrebbero uscire già quest'estate probabilmente, ecco. Insomma, la base su cui insomma, è in scrittura il FESR è diciamo, alcuni concetti si replicano, diciamo, come per esempio rilanciare la competitività del sistema produttivo e dell'occupazione, oppure il protagonismo dei territori e quindi anche dei territori decentralizzati, diciamo, per avere anche diciamo, un contrasto totale alle diseguaglianze ecco, da tutti i punti di vista. E poi c'è anche diciamo, degli input nuovi, come abbiamo detto, quelli legati ai challenge della Comunità Europea, fondamentalmente, ovvero quello di andare incontro a una trasformazione giusta, verde e digitale, fondamentalmente. Anche qui dando un paio di numeri, la dotazione finanziaria sul FESR e sull'FSE è molto importante per il settennio, sono oltre 2 miliardi di euro ed è anche in forte crescita rispetto alla precedente programmazione in cui l'insieme di FESR e FSE era intorno al 1,2 miliardi, quindi comunque c'è un aumento importante ed è appunto diviso equamente tra FESR e FSE. Vado a chiudere, diciamo i temi, gli obiettivi di poi, i cosiddetti obiettivi di policy su cui devono fondamentalmente distribuirsi questi fondi, i fondi del FESR, sono cinque, e seguono appunto i challenge proposti dalla Comunità Europea, cioè di andare verso un'Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini e credo che sia anche, diciamo, interessante anche per insomma, i partecipanti al progetto Digiman, cioè sui primi due obiettivi di policy, cioè un'Europa più intelligente e più verde, si concentreranno la maggior parte delle risorse, con insomma, a questi obiettivi andranno dedicati l'85% dei fondi fondamentalmente del FESR, mentre invece vabbè, sul 5 almeno l'8%. Questi diciamo, sono un po' i vincoli su cui poi l'amministrazione dovrà muoversi. E con questo ho concluso, ovviamente sono insomma, a disposizione per se ci sono domande, approfondimenti. Ecco, lascio la parola, penso, a Paolo Albertelli per le domande, insomma, di Sì, grazie Giulia. mille per l'inquadramento delle politiche regionali. Hai chiamato qualche domanda? C'è qualche domanda da parte dei partecipanti? Innanzitutto ringrazio tutti i relatori per le presentazioni e non solo, ma anche diciamo, per l'impegno profuso durante lo sviluppo di tutta l'attività di ricerca. Ok, c'è Mario. Mario, due domande. Immaginiamo diciamo, che a un certo momento tutte queste molte ricerche di base che state facendo arrivino su una macchina utensile. Come consumatore, che vantaggi si otterranno in termini, diciamo, di questi macro obiettivi oggi di moda in Europa, quindi impatto ambientale, energia e diciamo, aspetti umani. Diciamo,
cosa avete in mente nei vostri sogni come risultato finale di, diciamo, di far concentrare, integrare e utilizzare queste cose? E ancora una domanda, poi finisco. Avete in mente, diciamo, dei processi di grande serie, 1 milione di macchine all'anno, 1 milione di pezzi all'anno, oppure gli artigiani che hanno, diciamo, pochi pezzi, sempre diversi, ogni mattina diversi, e quindi, diciamo, la ricerca dei parametri ha un impatto ben diverso se io devo fare centinaia di migliaia di pezzi o qualche pezzo nel quale poi tarabararlo, basta farlo, non ha poi così importanza ottimizzare. A voi le risposte, grazie. Okay. E complimenti in generale per la quantità di cose messe insieme e per la vicinanza delle varie ricerche, che garantisce sicuramente degli utilizzi che le singole ricerche magari farebbero più fatica a fare. Grazie mille Mario, approfitto per salutarti. Posso magari dire qualcosina io, poi magari se qualche relatore vuole intervenire. In riferimento, diciamo, alla seconda domanda, queste soluzioni, secondo me, anche grazie all'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, permettono di rendere fruibili soluzioni avanzate anche per realtà piccole, e che di fatto sono le aziende che caratterizzano il nostro territorio. Quindi grazie a questi strumenti si riesce, secondo me, a incrementare l'efficienza delle macchine anche per basse serie e per macchine che possono essere diverse. Di fatto i nostri costruttori di macchine intense producono macchine che sono sempre diverse, non sono lotti e macchine, diciamo, standardizzate. Questa è la prima domanda. In merito invece alla seconda domanda, invece in merito alla prima domanda, chiedevi se diciamo, gli risultati del progetto possono rispondere ai requisiti legati alla riduzione del consumo energetico o ridurre l'impatto aumentare la sostenibilità ambientale. La risposta è assolutamente sì. Faccio ad esempio riferimento alla mozione predittiva. Sicuramente una delle tematiche su cui l'Europa spingerà tantissimo è quella della remanufacturing, cioè di rilavorare componenti che possono essere guasti o possono essere danneggiati. Quindi avere sistemi che permettono di, se vuoi, avere un'idea della vita residua dei componenti, ci permette di anticipare la pianificazione della produzione anche in un contesto molto flessibile che è quello del remanufacturing. Non so se ho risposto alle tue domande. Chiarissimo, diciamo, l'obiettivo di lungo termine, e grazie a Paolo della risposta, è un piacere averti risentito, ciao. Grazie. C'era una domanda anche di Manuela? Sì. Intanto complimenti. La mia domanda è, questa tipologia di tecnologia può essere applicata anche ad altri ambiti oltre a quello manifatturiero? Ok. Magari faccio rispondere all'ingegner Bernini. Sì. Sì, grazie Paolo, grazie per la domanda, ma posso declinare questa domanda su tutte e due, diciamo, le tematiche che ho affrontato nella presentazione. Sicuramente sì per la manutenzione predittiva. La manutenzione predittiva diciamo è anche nata in settori differenti da quello manifatturiero, mi viene da pensare al mondo strutturale, quindi del monitoraggio dei ponti, per esempio, piuttosto che al mondo aeronautico, dove forse la manutenzione predittiva è sicuramente più avanti anche a livello di sviluppo. L'idea qui era proprio quella di trasportare, anche per riallacciarmi alla risposta che ha dato prima il professor Albertelli, trasformare questa tecnologia anche su processi produttivi di piccole serie, quindi in cui la variabilità comunque del processo crea delle difficoltà notevoli dal punto di vista della previsione dell'usura dei componenti. Per quanto riguarda invece il modulo di ispezione, ritengo che l'analisi delle immagini prenderà sempre un valore più grande in futuro, non solo delle immagini 2D, diciamo, ma delle immagini 3D, magari l'analisi dei video, e mi viene proprio da pensare nel campo
rimanifatturiero, per esempio, all'applicazione sull'ispezione, quindi assistere l'operatore nell'individuare dei difetti all'interno di componenti da rilavorare. Quindi questo potrebbe essere uno scenario di applicazioni esterne. In generale la manutenzione predittiva in tutti quei settori dove ci sono comunque componenti industriali o meccanici. Grazie, vi sono altre domande? Posso farle io? Assolutamente, Mario. Ma questa rilavorazione, una di queste parole nuove, diciamo, che non esistevano qualche anno fa, la rilavorazione era una cosa rarissima e in genere, diciamo, si ripartiva da capo, tolto certi pezzi militari. Esiste veramente o è uno di questi fantasmi che gira nell'aria e che non si trova poi in pratica? Per quanto ne sappiamo noi, diciamo, esistono alcuni settori in cui, diciamo, la riparazione di componenti viene tuttora effettuata. Ci sono alcuni settori forti, ad esempio l'automotive, dove c'è tutto il mercato di parti rigenerate. C'è il mercato dei motori elettrici, anche se sembrava assurdo, ma anche di fatto a volte si decide di riparare un motore, anche se magari non costa molto meno farlo. Sicuramente, diciamo, in questi ambiti non è così forte forse l'aspetto della sensibilità verso il risparmio dal punto di vista energetico e dal punto di vista, se vuoi, della sostenibilità ambientale. C'è più forse un aspetto economico di prassi che è già consolidata. Però l'obiettivo è quello di allargare questa visione, questo approccio, anche e cercare di espanderlo un po' a diversi settori, creare, se vuoi, degli strumenti che possono abilitare lo scambio di informazioni. Anche noti produttori di telefonini adesso scelgono di condividere gli schemi dei propri dispositivi per favorire l'autoriparazione dei componenti. Questo senza fare chiaramente riferimento a marche, è sicuramente un messaggio molto forte e questo dovremmo in qualche modo cercare di accodarsi a questa visione anche nel campo del manufatturiero. Va bene, grazie, staremo a vedere. Okay. Ci sono altre domande? Se non ci sono domande, lascio a Benedetta per la chiusura, direi. Ok, niente. Allora, ringraziamo tutti i partecipanti. Vi appunto confermo che questo webinar è stato registrato, per cui sul sito di progetto, che è www.digimon.tech, verrà domani caricato, così come le presentazioni dei relatori. Per qualsiasi informazione, ovviamente, restiamo a disposizione e ci auguriamo che, insomma, di vedervi presenti anche in altre manifestazioni del genere, insomma, e speriamo che sia stato uno spunto di riflessione, soprattutto per quello che vuole essere per noi un tentativo di innovare sempre dal punto di vista tecnologico, cercando, no, di avere le maggiori contaminazioni possibili. Vi auguriamo buona giornata e a quest'ora anche buon pranzo. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti. Buona giornata. Grazie. Ciao. Ok. Ciao. Ciao Luigi. Grazie di aver partecipato. Anche del messaggio. Molto interessante. Vado a mangiare adesso. Vai a mangiare, Luigi, ok? Ciao. Perfetto, ciao. C'era qualcuno in sala d'attesa? Abbandona.